L'onorevole Giovanni Lavia, relatore per il bilancio europeo, introduce i punti chiave per il prossimo bilancio multiannuale 2014-2020. Flessibilità, cosa si intende? La flessibilità è un elemento di straordinaria importanza per il bilancio europeo, perché solitamente nell'ambito di un esercizio annuale si provvede a impegnare delle somme che non vengono poi essere spese nell'ambito dello stesso esercizio. La flessibilità quindi è fondamentale perché anche negli esercizi successivi si possano riportare risorse. Nell'ambito del presente quadro pluriennale 2014-2020 abbiamo la necessità di utilizzare al meglio le risorse scarse che ci sono. In totale avremo per questi 7 anni 908 miliardi di euro per effettuare pagamenti sul piano europeo. Ma se questi 908 miliardi non sarà possibile trasferirli di anno in anno, si rischia di perderne alcune decine appunto a causa della mancanza di flessibilità. Per questa ragione il Parlamento ha chiesto sin dall'inizio di avere flessibilità e il Consiglio, dopo una lunga trattativa, l'ha concessa piena, quindi senza limiti, per i primi 4 anni. Quindi avremo la possibilità di trasferire nei primi 4 anni senza alcun limite pagamenti da un anno all'altro, mentre negli ultimi 3 anni la flessibilità ha un tetto, cioè è stato imposto ogni anno la impossibilità di trasferirsi all'anno successivo pagamenti per un ammontare superiore a un certo limite. Nel complesso stimiamo che con questo strumento potremo efficacemente utilizzare 26 miliardi di euro in più di risorse comunitarie sul piano europeo. Si tratta quindi di un grande successo dell'attività di negoziazione del Parlamento, che credo possa andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini europei. Un'idea forte di Europa che prevede quindi crescita e occupazione e una maggiore attenzione ai temi dell'istruzione, dell'innovazione e della ricerca. Nello specifico? Nello specifico l'Europa tende a aumentare il livello di qualificazione dei propri cittadini e a facilitare l'aumento della capacità competitiva di tutto il sistema europeo, mettendo a disposizione risorse crescenti per innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e soprattutto qualificazione del personale umano. Dobbiamo da questo punto di vista ritenere essenziale il processo di riqualificazione delle competenze, perché in un mondo che si evolve, in una competizione globale, abbiamo bisogno anche a livello europeo e soprattutto in Italia di competenze adeguate per poter competere. Non possiamo pensare che le competenze rimangano inalterate nel tempo. Per questo l'Europa ha messo a punto una serie di programmi. L'Erasmus Plus, cioè un programma di scambio internazionale di competenze, facilitanti quello che è il processo di acquisizione delle conoscenze da parte dei nostri giovani. Ha messo in piedi altri programmi sempre nell'ambito del cosiddetto lifelong learning, quindi la formazione continua durante tutto l'arco della vita, che possano mantenere inalterate le capacità professionali dei soggetti impiegati nelle attività lavorative, ma ha messo soprattutto in piedi Horizon 2020. È un grande programma di ricerca che mira a facilitare l'innovazione nelle nostre imprese e soprattutto nelle piccole e medie imprese, e mira a facilitare anche la connessione tra sistemi di ricerca e sistemi di produzione, in modo da facilitare il trasferimento dell'innovazione e far sì che le nostre imprese possano essere competitive su mercati ampi, globali. Quindi la filosofia di fondo è maggiori conoscenze e competenze per poter competere col nostro sistema imprenditoriale su mercati sempre più ampi. Beh, una piaga dolente è la disoccupazione giovanile. Cosa pensa l'Europa e cosa prevede il bilancio europeo in tal senso, e cos'è il fondo di garanzia quindi per i giovani? È chiaro che in alcuni paesi europei il livello di disoccupazione giovanile, cioè dei soggetti che hanno meno di 35 anni, ha raggiunto delle percentuali inquietanti. Abbiamo paesi come la Spagna, il Portogallo, ma l'Italia non è da meno, dove queste percentuali ormai si attestano stabilmente sopra il 40%. Non è più pensabile che un'intera generazione venga sacrificata e che non ci sia una risposta pronta, completa dell'Europa. Per questa ragione abbiamo chiesto come Parlamento con forza alcune azioni che siano finalizzate a risolvere questa piaga, perché di piaga si tratta. Non possiamo più vedere i nostri giovani, formati soprattutto nelle regioni del sud Europa, partire verso il nord Europa per andare a cercare opportunità occupazionali.
In questo modo rendiamo sempre più poveri i nostri territori. Per questa ragione abbiamo parlato, ci siamo confrontati e alla fine si è messo a punto questo progetto di Youth Guarantee, quindi questo sostegno ai giovani nell'accesso al lavoro. Si tratta di un percorso di accompagnamento che non dovrà vedere i giovani, soprattutto quelli che hanno meno risorse, in difficoltà nel cercare il lavoro. Quindi un reddito di inserimento che possa consentire di accompagnare, soprattutto nei primi anni di attività, il loro inserimento lavorativo. Avremo dei tirocini retribuiti, in modo che i giovani possano fare esperienza lavorativa retribuita presso le imprese. Avremo degli incentivi alle imprese perché possano assumere i giovani. Per questo all'inizio sono stati stanziati nel bilancio europeo 6 miliardi di euro per i 27 paesi e per i 7 anni di durata dell'MFF, del quadro finanziario pluriennale. Abbiamo detto che erano pochi e ci siamo battuti affinché questa dotazione finanziaria fosse moltiplicata. L'accordo finale prevede che questi 6 miliardi più alcune risorse aggiuntive vengano messe a disposizione nel primo anno e nel secondo anno di attività del programma operativo. Quindi concentreremo le risorse nel 2014 e 2015 per avere un forte impatto, un impatto significativo finalizzato alla riduzione della disoccupazione giovanile. E poi potremmo anche utilizzare le risorse dei fondi strutturali per incrementare questa dotazione. Quindi tutte le nostre regioni, i nostri paesi europei che hanno questo problema potranno anche utilizzare risorse aggiuntive provenienti dai fondi strutturali per rafforzare questa tipologia di programma. Il bilancio 2014-2020 nello specifico prevede già delle azioni, delle misure per la Sicilia, per la nostra regione? In realtà il bilancio è uno strumento ovviamente che copre tutta l'Europa, non ci sono dettagli di risorse per singoli paesi o per singole regioni, ma in questo bilancio possiamo cominciare a vedere alcune risorse. È chiaro che si cominciano a fare le prime proiezioni prendendo a riferimento i dati complessivi di bilancio per i singoli programmi e possiamo cominciare a pensare che la Sicilia potrà godere di 10 miliardi di euro circa nel prossimo settennio di programmazione. Questi 10 miliardi saranno suddivisi circa 6 miliardi per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per realizzare infrastrutture e sarà ovviamente necessario utilizzarle al meglio perché dobbiamo fare infrastrutture, non possiamo pensare di dissipare queste risorse in interventi che non sono in grado poi di facilitare la vita delle imprese. Abbiamo poi e avremo 2 miliardi di euro per il Fondo Sociale che deve servire per la riqualificazione professionale. Purtroppo gli scandali che hanno caratterizzato l'impiego del Fondo Sociale negli ultimi anni hanno fatto perdere anche la fiducia in questo strumento. Ma ci sono risorse cospicue perché 2 miliardi di euro sono tanti per realizzare attività di riqualificazione professionale che realmente avvino al lavoro. Non possiamo pensare di destinare queste risorse per i soliti noti e per arricchire i formatori. Le risorse vanno e devono essere destinate a quelli che poi le utilizzano per potersi inserire nel mercato del lavoro. Avremo poi all'incirca altri 2 miliardi di euro di risorse che tra cofinanziamento nazionale, regionale e quota comunitaria andranno al programma di sviluppo rurale. Anche in questo caso le risorse andranno ben impegnate per far sì che al termine del programma ci possa essere un risultato positivo. Non possiamo pensare che i programmi funzionino solo con le risorse che mette l'Unione Europea. Al termine dei programmi le imprese si dovranno essere rafforzate per stare sui mercati, perché è difficile pensare che nei decenni che verranno potremo avere altrettante risorse. L'Europa ormai investe in Sicilia e porta in Sicilia più risorse di quelle che prende dalla Sicilia da ormai decine di anni, ma questo flusso finanziario non sarà infinito. Grazie all'onorevole La Via, buon lavoro. Grazie a voi.